cosa fai? Studi? Diciamo che studio medicina. Perché diciamo? È quello che ha voluto mia madre. Perché tu cosa vorresti fare? A me piace disegnare, dipingere. Perché non lo fai? Non ci devi tornare più. È la prima e l'ultima volta. Quelli come lui li mandavano al confino e facevano bene. Perché tutti questi eccessi? Io non ti ho mai visto così. Io non sono come loro. Ma sono anche come loro. Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di assoggettamento, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Questo sarebbe il reato di plagio. Ma questo Prebenti lo conosci di persona? Ma questo processo è davvero lo specchio del nostro paese. Nell'aspetto più retrivo, più meschino, più criminale. È per quello che devi combattere. Ho avuto un solo pensiero: curarlo. L'ho portato da tanti specialisti perché gli togliessero quel demonio dalla testa. Il processo è assurdo. Che non c'è nessun colpevole. Perché non c'è nessuna colpa. Quanto bene tu mi hai fatto, arezzandomi la mano, quel mattino ormai lontano, e mi ha regalato te il tuo amore, così puro, tutto il bene. Non voglio essere un martire, né mostro né martire.